Ciao, Giovanna Raffaelli. Oggi voglio prendere in causa la storia della lepre e della tartaruga. Voglio avvalermi di questa favola di Esopo, con un finale che tutti sappiamo, per trasformare nella realtà di oggi quello che forse sta succedendo a tutti noi e magari anche a te stesso. Allora, cos'è che diceva molto brevemente questa storiella? Che c'era una lepre che si vantava molto di essere la più brava di tutti a correre e sfidava chiunque a batterla. Un giorno una tartaruga accettò la sfida e la lepre, fra mille sorrisi e risi, decise di accettare la sfida. I due iniziarono a correre, tant'è che fin dall'inizio la lepre era ormai scomparsa. E piena di superba decide addirittura di fare un sonnellino, un po' per schernire questa tartaruga lenta. Ora, successe che quando la lepre si svegliò dal sonnellino, vide la tartaruga talmente vicina al traguardo che iniziò a correre a più non posso, ma ormai era tardi. E la tartaruga vinse la sfida. E tant'è che la lepre in cambio ricevette una frase del tipo: bisogna partire per tempo, non serve fare uno sprint finale. Ora, perché ti dico questo? Perché a guardarci oggi in questo mondo così frenetico, anche i nostri risultati, che siano essi sportivi, che siano essi di vita in generale, tendiamo a volerli tutti e a volerli subito, e possibilmente senza fatica e sofferenza, no? Sicuramente non sto dicendo cavolate, anzi. Ora, io ci vedo come tante lepri che corrono a destra, corrono a sinistra, fanno qualche passo avanti poi tornano indietro. Non hanno una buona direzione, molto spesso con superbia cerchiamo di essere o pensiamo di essere avanti a molto altri. Ora, se ci provassimo a immedesimare in una tartaruga e a cercare di fare quello che fa una tartaruga, faremmo una cosa molto facile: andare costantemente avanti, seppur a rilento, ma come nella favola, vinceremmo la nostra gara. Quindi l'invito che ti faccio è quello di evitare di bruciare le tappe, evitare di cadere in brutte tentazioni, evitare di volere tutte subito, perché c'è solo una strategia che ti porta ad avere dei risultati concreti e duraturi nel tempo. Lasciare che trascorra il tempo necessario affinché tu riesca a conquistare e consolidare quell'obiettivo.